problema principale di una donna che vive un disagio di qualsiasi natura sia è che alle volte si sente sola con quello che deve affrontare, non ne ha le forze, si chiude ancora di più e alla fine, dicevamo prima, si spegne, mentre invece la condivisione, come è successo in questa giornata in cui anche gli operatori che assistono le donne in difficoltà, chi le aiuta in percorsi di recupero, chi le aiuta in percorsi come l'ARES, no? Di reinserimento e di dotazione di strumenti anche per mettersi sul mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, diventa fondamentale. La violenza economica è una forma di violenza particolarmente grave, particolarmente sottile anche a volte, che comunque quando non c'è l'autonomia della donna, la vittima ha più difficoltà ad uscire, a sottrarsi da una situazione di violenza, per cui riteniamo fondamentale lavorare su questo aspetto, quindi favorire nella donna il riconoscimento delle proprie risorse, delle proprie capacità da poter poi spendere nel mercato del lavoro, proprio perché solo questo consente poi di completare il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Loro pensano che io posso vivere in una relazione affettiva dove ti picchio, perché quello è quello che ho vissuto a casa. Ho una relazione dove subisco, perché è quello che ho vissuto a casa. I bambini che accogliamo sono le vittime, no? Di violenza assistita. A volte sui bambini, molto spesso violenza assistita tra genitori. Per cui il nostro compito è quello di riparazione, no? E cura rispetto ai traumi che subiscono e dare il modello alternativo. E il lavoro che viene fatto è sia con i minori che con le famiglie. Per poter dare un modello alternativo ai bambini, per essere adulti più consapevoli domani, sicuramente devi lavorare con le famiglie che sono il loro punto di riferimento.